Siamo in via Castel San Felice, alle pendici delle Torricelle, alla Steakhouse Madeira. Qui, a un passo dal centro storico, Livio ha preparato per noi tre ricette. Sì, qui abbiamo una rivisitazione di gnocchi di malga con dei diversi ingredienti. La prima ricetta sono gnocchi di malga, non preparati con gli ingredienti classici, ricotta, farina e soprattutto una gran quantità di burro che li condiva alla fine. Qui abbiamo il burro sostituito da olio di oliva e ricotta e farina hanno aggiunte delle erbette profumate, un uovo, pochissimo, perché un uovo è sufficiente per ben mezzo chilo di ricotta, e un po' di Monte Veronese che dà quella quantità di grassi del latte ideali per diffondere bene questi gusti e questi profumi che caratterizzano un piatto di questo tipo. Ma dopo i gnocchi di malga abbiamo il piatto forte di Madeira. La buona carne da cuocere in tavola sulla pietra. Carne e verdure. La carne è particolare. Come potete vedere, il taglio di carne che viene utilizzato presenta un grasso di copertura notevole. Questo sta a significare che la carne è molto saporita e molto gustosa, e per poterla apprezzare appieno ogni cliente può cuocerla a suo gradimento più o meno al sangue, ma è importante una buona masticazione in modo da poter estrinsecare, esprimere tutti i gusti e tutta la succulenza che ha appunto questo tipo di alimento. Lo stesso tipo di cottura può essere fatta delle verdure. Anche in questo caso tutto il sapore della verdura fresca rimane dentro al boccone, perché una pellicola di proteine coagulate va a racchiudere, va a bloccare tutto il profumo dell'alimento che poi si libererà al momento della masticazione. E per finire abbiamo il dessert, che è frutta e profumi. È appunto una ricetta tradizionale, la mela cotta, qui presentata con un profumo di cannella, perché viene cotta con una spruzzata di cannella insieme a dello yogurt e a del miele d'acacia, anche quello molto profumato. A questi piatti abbiamo da abbinare un buon vino. Di sicuro per i piatti come gli gnocchi e il dolce sarà un bianco come la Garganega, che è proprio delle nostre zone, ma serve un rosso per la carne. Per la carne abbiamo il Corvina, che è sempre delle nostre zone. Certamente un bicchiere di vino a tavola fa benissimo, ma è importante, è importantissima l'acqua tutti i giorni e in grande quantità.